Signori, buonasera a tutti quanti, noi siamo contentissimi a vedervi così in tanti. Avete fatto bene a venire a ballare, ci mette il buon umore, cominciamo a suonare. La pista è quasi piena, questo è divertimento, fa bene alla salute fare del movimento. E se qualcuno vuole può venire qui sotto, cantiamo tutti insieme questo bel motivetto. Collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. E come dico ogni mattina, in distribuzione automatica sul vostro smartphone, sul vostro tablet o sul vostro smart TV, e anche nella radio, grazie alle frequenze di Radio Nova 94.3, siamo qui per un'altra bella puntata di Nima Show Live. Siamo qui perché ci sono Juanito e Paquito, ma c'è anche la Monichita. Buongiorno! Non nella scatola stavolta. Non nella scatola, direttamente qui negli studi del Nima Show. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori del Nima Show Live, tutti sintonizzati, mi raccomando. Bene, bene, bene. Oggi è una bella puntata perché sì, avremo un grande ospite. Te l'aspettavi? Sì. Non me l'aspettavo, infatti sono festeggiamo qua che ragazzi il compleanno del mitico Paolo Mengoli. Ve lo ricordate? Certo, un grande artista. Sì. La canzone più famosa che lo contraddistingue: perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice. Bellissima, però prima ne ha fatte tante altre. Comunque sentiremo da lui in collegamento Skype un po' di news per quanto riguarda la sua carriera. C'era anche un bel articolo appunto su vari giornali che proprio oggi avrebbe compiuto 70 anni. È per me un grande onore averlo in diretta qui al Nima Show Live. Mi fa piacere che ha accettato di essere qui al Nima Show Live. Ma detto ciò, andiamo, salutiamo tutti coloro che si collegheranno. Tutti collegati. Certo, certo. Partiamo subito con una bella canzone. Dai, cosa dici? Sì, intanto vado a sbirciare i messaggi. Ok, stupida passione. Sì, Non mi permetterei mai, cara Cocò. Ecco che arriva Alessia dal cielo per voi.
la mia mente che non vuole. Lei potrebbe farmi male, devo cedere però a questa stupida passione. Sciocca, stupida passione, viaggio sempre nel tuo mare, riesco sempre a navigare fra tempeste bianche e vele. Sciocca, stupida passione, mi rimani sempre amica, anche quando sembri spenta, tu sei sempre insieme a me. Potrebbe farmi male, devo cedere però a questa stupida passione. Sciocca, stupida passione, mi rimani sempre amica, anche quando sembri spenta, tu sei sempre insieme a me. Voilà, sono ritornato, e dammi A1 e dammi A2 la nostra Cocò, e dammi A3 insieme, ma abbiamo anche la 4, ragazzi. Aiuto. L'angolo dell'ospite, eh sì, perché dopo passato, adesso non c'è nessuno, l'ospite misterioso, ovviamente, ma passato Ferragosto cominceremo ad avere ospiti qui in studio, piano piano, insomma, dai, almeno un conto è averli in collegamento Skype, che va già bene, perché comunque questo lockdown ha portato qualcosa di positivo, sì. Positivo, lasciamo perdere, sarebbe meglio di no, però alla fine il contatto umano ci vuole, anche se sì, a distanza. Sì, sì. Però sai, per ragioni di sicurezza ci ha fatto ragionare in un modo un po' diverso. Un po' diverso, no? Sì, tra l'altro vediamo anche un po' i vari telegiornali, i vari programmi televisivi dobbiamo nazionali. Dobbiamo stare ancora attenti. Stiamo attenti, ragazzi, perché stanno ricrescendo i contagi. Quindi e non vorrei mai tornare... Contatti fisici Amazzo. È meglio, esatto, posticiparli, esatto. Ancora. In che senso? Quali tu intendi? No, bene, scusa. In senso. No. Ma no, ma anche i semplici baci e abbracci. Certo, certo. Dire. A proposito di baci e abbracci, mi è arrivato un messaggio che aspettavo da tanto tempo, il mio amico Daniele Musi, che saluto. Ciao Nicola, ciao Cocoritas, sono tornato, la radio va adesso, sì, perché hanno sistemato il ripetitore, oh. E o meglio, va anche in provincia di Parma, praticamente prima era a raggio più ridotto perché abbiamo dovuto sistemare c'erano il ripetitore, e adesso ci sentono anche sulla frequenza, bene, appunto 94.3, anche in provincia di Parma, dove si trova il nostro caro bentornato Daniele. Tra di noi, caro. Infatti i consigli sull'erba medica, sul parmigiano reggiano, queste cose mancavano un po'. Dai, facci sapere che cosa fai sta oggi. Andando adesso l'agricoltura. Che cosa fai oggi di bello? Fammi cosa sapere. Si fa? Cosa si fa? Un saluto a tutti e buon Ferragosto anche a te, caro Daniele. Vuoi salutare qualcun sì. altro? Dai, io dopo... la nostra carissima amica fedelissima, la nostra cara Roberta Bertinelli, che anche bene, lei ci bene. Un buon Ferragosto, e noi altrettanto a te e al tuo sposo, quindi insomma buon Ferragosto a tutti, e rimani sintonizzata, mi raccomando, perché sarà una bella puntata. La Patrizia, la Patti Caldarini, la moglie del nostro... Oh, questa sera te lo Maio. Portiamo via, cara Patti, sì, Il nostro Maio viene con noi. In quei di Cervarezza Terme andremo al campeggio a tenere compagnia a tutti i villageois. Eh sì, a far ballare un po' di gente. Esatto, esatto. E poi chi abbiamo? Il nostro amico Orso Grigio Perla, sempre sintonizzato, gli diamo ciao, un Renato. Bacione anche a lui. A posto? E basta, per il momento io vedo questi. Ma che ce ne fossero miliardi? No, ma è che lo sai che io col telefono poi devo spegnere. Ora si è proprio collegato in questo momento l'amico Antonio Albano di Parma. Io saluto, ciao caro Antonio. Lui ci guarda sul suo televisore a 50 pollici. Mamma mia. Tac, perché dal telefonino.
tac, va direttamente sullo smartphone. Allora facci sapere, dai, se c'è il brufoletto. Anche voi, ma che brufoletto, anche voi che ci guardate sul tablet o sullo smartphone, se avete problemi, telefonate al 393 19 12 091, vi do qualche dritta per come trasferirlo sul vostro smart per TV. Per voi a domicilio, Nicola. Beh, a domicilio adesso non ne sapete, magari un suggerimento ve lo do. Andiamo con gli amici Fadabbi, visto che si è ricollegato dopo tanto tempo il nostro Daniele, arriva un bel boogie dal titolo Ogni cognome ha la sua passione. Devo dirlo a denti stretti. No, che ma non c'è mica niente di male. Ok, ogni cognome ha la sua passione. Ah, certo. Eccolo qua. A sola chitarra to te de ani pospio fa mala chi be guarda culla che su maro le tutta la sera che al palpo. Let's rock everybody, let's rock e lascia de a caldi dico. Ogni coglion ha gala su passion in flamme visa se rotta là con tanta voglia d'andare a ca in flamme sta la che ci clindia e venga torna e passa ma let's rock everybody let's rock e lascia dei accalti di co ogni coglion ha gala su passion la nevosa la fai capisci e la tagma insumiesi la vnes che la volta che son che lampagni e bianchi cavi let's rock everybody let's rock che da sapere caldi d'inco ogni coglio ha la sua passione go go go. Chissà un me, ripsave qual è il mio guai, cansato ma quasi mai. Let's rock, everybody let's rock, che la save a caldi dico, ogni coglio ha la sua passione, anche se non sono mia bon, cantiamo sta canzone, anche se non sei mia bon, che emana gran passione, che la save a caldi dico. Ogni coglio ha la sua passione, testa grande la canzone, anni in borsa verni in su, me la canta perché la piace, anche se chiede da net nas. Let's rock, everybody let's rock, coco, coco io, papà, papà sionha. Voilà, questo era il boogie dei Fadabbi. Tra l'altro Valentina mi ha anche mandato un videoclip cantato da lei, Penna Nera, ma purtroppo al momento non era pronto qui sull'hard disk. Portate pazienza, lo tirerò fuori e presto lo faremo vedere. Ma c'è un disguido tra quello che mi scrive Daniele adesso al messaggio e un'amica che ha fatto un po' la spia qua nella... su Facebook. Dai, perché, dai, facciamo un po' di gossip. Perché Daniele dice, medica, medica, quest'anno tanta medica, tanto parmigiano reggiano con la medica, mi siete mancati. Questo mi ci fa molto piacere perché un conto è lavorare sul trattore senza una compagna, un conto è senza noi e senza la nostra stupidaggine. E pensa con noi, che bello, si lavora delle battute meglio. Che facciamo.
Ma c'è l'amica Mariangela Casoni che dice: mi intrometto, sì. Dani ha appena finito di fare un lavoro un po' puzzolente, letame. Com'è sta storia? Tu dici che fai medica, lei dice che fa che hai dato il letame. Magari lui non voleva proprio approfondire. Io mi ricordo però, ma mi ha mandato anche la foto del trattore che mentre taglia la medica. Ah, pensavo dell'etame. No, dell'etame no. Tra l'altro mi ricordo una scena. Va tutto bene, esatto, nel senso che anche il porta lavoro... fortuna. Ma c'è una scena di un famosissimo film, Ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto, che praticamente si alzava la mattina e diceva: oggi sbadiglio l'età, trasporto il letame, spargo il letame e era praticamente una giornata di va bene così, lasciamo perdere. Ne approfitto e saluto anche, grazie Mariangela che dice siamo simpatici, Vincenzo Caruso, buongiorno ragazzi, un abbraccio da tutto il Parmadanza. Ciao Vincenzo, a te e a tutti. Andiamo in pubblicità perché vi voglio parlare di questo appuntamento, eccolo qua, quando rientriamo dopo Ferragosto, venerdì 21 agosto ci trovate all'antica tenuta Santa Teresa in provincia di Parma, strada Berneceto 26, telefono? Telefono, aspetta, 348 il cellulare 249-1140 oppure 0521-462578. Mi raccomando, numerosi. Chi suona? Saremo noi, Nicola Marchese Monica, ospite Diego Zambone, che tra l'altro proprio ieri è stato mio ospite. Il tutto quello che vedete, menù grande, favoloso, a 30 euro compreso lo spettacolo. Mi raccomando. Ti è piaciuto? Mi raccomando, perché lei è un bel fiolino. Eccolo. Oltre a essere molto bravo. Abbiamo saputo che verrà anche Pietro, suo marito, perché ha detto che deve controllarla. Non si fida, fa bene. Viene presa. Ragazzi, andiamo in musica, ci ascoltiamo insieme musica e parole. E dopodiché arriva il grande ospite di questa mattina. Oh, Paolo Mengoli per voi. Vamos. Sei nelle corde mie, come il vento che scorre piano e fa tremare. Sei dolce melodia, fra le note che fanno amore respirare. Sei musica che fa, si concede al mondo, tocca il mio profondo. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte sembri indifferente, sai trovare le parole anche quando tutto muore. E non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Sei nei silenzi miei come un fiore che cresce solo dalla terra. Tu che accompagni noi, che fa risuonare note sulle scale. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte sembra indifferente, sai trovare le parole anche quando tutto muore. E non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Sulle scale,
Siamo musica e parole. Siamo musica e parole. Siamo musica e parole. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua amici, buongiorno, ben ritornati e soprattutto chi si fosse collegato adesso è arrivato un bel momento perché abbiamo un grande ospite, l'ho già annunciato ieri tramite un bel post su Facebook, ha voluto festeggiare il suo compleanno insieme a noi e io do il benvenuto al mitico Paolo Mengoli. Buongiorno Paolo! Ti tolgo gli occhiali, buongiorno, come va? Tutto bene? Noi molto bene, buongiorno. Tu sembra sempre un ragazzino informissima ragazzi, Complimenti. Mi sono messo la maschera dei 30, dei 50 anni, adesso me la tolgo. Allora come va? Ti vedo sempre attivo, caro Paolo, sempre indaffarato, sempre molto professionale, lasciatelo dire perché io ti ho conosciuto in una situazione particolare, ma ne parliamo dopo, riguardava la nazionale cantanti e dopo ne parleremo, anche perché ci sarà una sorpresa, dopo ovviamente tu non sai, però siamo qua per parlare del tuo compleanno, intanto tanti auguri di buon compleanno anche da parte nostra. Auguroni. E oggi grazie, tu festeggi. Possiamo dirti quanti sono? Pensa, i 30 li ho festeggiati con una radio privata molto forte, i 40 con una TV molto forte e i 50 li sto festeggiando con una web molto forte. Beh, mi fa molto piacere, grazie di cuore. Tra l'altro,
so che dopo tu hai un impegno, pertanto quello che stiamo facendo adesso andrà in replica anche in televisione più tardi, pertanto non ti preoccupare che ci vedranno anche in diverse regioni d'Italia. E siamo qui per parlare dei tuoi, diciamolo, 70 anni. 70 anni, sì. ma portati da veramente... Sette sono 7.0, quindi giusto. 7.0, devo dire che sto passando benissimo in famiglia, senza andare tanto in giro a fare chissà che cosa, e poi una bella mangiata di pesce nel pomeriggio adesso con qualche amico al ristorante, e via andare. Comunque... Sono anni, è una bella cosa, devo dire che se mi avessero chiesto, ma a 70 anni cosa farai? Non so se avrei risposto ancora, faccio concerti, ancora canto, ancora faccio programmi televisivi. Beh, pochi giorni fa, anzi l'altro ieri ti abbiamo visto anche su Rai 1, perché hai partecipato al programma con Beppe Convertini e Anna Falchi, o sbaglio? Sì, è stato un modo un po' anticipato per festeggiare questo compleanno, perché oggi è una giornata che, al di là di altre cose che possono essere successe, ma molti programmi saranno improntati su quello che è successo 2 anni fa a Genova, quindi certo. Cosa nefasta, ma vabbè, adesso non dobbiamo mica, dobbiamo pensare anche che c'è la vita continua, e si dispiace molto per coloro che hanno sofferto in per quell'occasione. Certo. Sono vicino, però va bene così, insomma, per quanto mi riguarda è oggi il compleanno, ecco, il 14 agosto, insieme a tanti altri grandi personaggi dello spettacolo e della storia. Bene, bene, bene. Ascolta Paolo, una domanda veloce, nel periodo del lockdown cosa hai fatto di bello? Come sei stato? Hai cantato in casa, immagino, no? Sì, ho portato a termine innanzitutto 2 progetti importanti che forse non sarei riuscito se non ci fosse stato il lockdown. E il primo progetto è stato la canzone che ho finito, nella quale ho toccato il delicato argomento del contro la violenza delle donne. Quindi ho fatto il video l'abbiamo fatto con un regista nei paraggi di casa. Però è molto bello, c'è molto verde attorno. Facciamo una cosa, Paola, a questo punto. Mandiamo prima in onda la canzone sul Papa, no? Dopo così concluderemo. Ah, poi ti stavo dicendo che il secondo progetto invece è questa canzone che mi ha richiesto l'associazione Giovanni Paolo II di Bisceglie, che è un'associazione che è un po' pilota per tutte le altre, certo. Nella persona del professor Natalino Monopoli, mi ha chiesto appunto ha sentito questa canzone durante una mia trasmissione fatta TV 2000 e l'ha voluta far diventare un po' come inno ufficiale delle manifestazioni che si terranno per il centenario della nascita di Giovanni Paolo II, che era quest'anno ma che sarà posticipato al 2021. Vabbè, per forza, infatti qua adesso metto in sovraimpressione una bella foto che ti ritrae proprio con lui, dove eri? Ovviamente penso al Vaticano. Eravamo sul sagrato di Piazza San Pietro, a 5-10 metri dal Papa, e chiaramente in visita privata, e poi ho avuto la fortuna appunto di prendergli la mano, esatto, davanti a lui, 2 o 3 frasi, difatti il cerimoniale dice solitamente: guardate che non dovete dire nulla, passate di lì, fate l'inchino, poi andate via. Invece io, che non do mai retta a nessuno, ma faccio di testa mia, quando sono arrivato lì ho detto santità, e il momento che ho detto santità, la prima foto c'è la testa bassa, la seconda foto, che in seguito alla prima, sì, si vede che lui ha alzato la testa e mi ha guardato negli occhi. Per me è stato un momento molto importante. Vabbè, ci credo, dai. Allora ci ascoltiamo questa bella canzone che porta il titolo di Ora parlami d'amore. Sì. È proprio questa, eccola qua. Detto tu di aprire quella porta e non aver paura, me
insegnato tu che i figli sono un dono, son la primavera. Hai parlato all'anima degli uomini anche senza le parole, allora fallo ancora come sai. Tu basta violenza ma speranza sulla terra, me l'hai insegnato tu quando hai urlato al mondo mai mai più la guerra, perché amare è semplice e facile e solo Dio sa quanto ne ho bisogno. Allora ballo ancora da lassù, arriva il cuore, ora parlami d'amore, quello che non può morire, che è negli occhi dei bambini e che abbatte tu. Complimenti caro Paolo, bellissima canzone, ma ho una sorpresa per te. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno. C'è posta per me, c'è posta per te. Buongiorno professoressa. Pronto? Giuliana Baldon per te caro Paolo. Sì. Ah, Giuliana, sì, abbiamo fatto una bella cosa al Bodoni insieme. Bella, bella. Con Paolo Vallese e la nazionale cantante. Attimo, come va, Giuliana? Aspetta, Paolo, che sta parlando la prof, un attimo. Vai, vada pure, prof. Auguri, Paolo, di buon compleanno. E avrei tante altre cose a dirti. Ci tengo a dirti complimenti per il premio che ti è stato attribuito per il progetto In Cammino con Giovanni Paolo II. Ti fa onore, perché la tua canzone sarà l'inno delle cerimonie. E mi hanno tanto colpito quei versi che ti ha insegnato Giovanni, San Giovanni Paolo, ahimè, l'ha detto tu, di aprire quella porta e non aver paura. Complimenti davvero Paolo. E poi non posso dimenticare
quando sei venuto al Bodoni per organizzare l'assemblea d'istituto per la nazionale di calcio cantanti. Straordinario, straordinario, perché ho visto un Paolo Mengoli così determinato, così generoso, indimenticabile. E tu, Paolo, hai dimostrato che lo sport, la nazionale di calcio cantanti, sono veicolo di valori. Indimenticabili le partite per la pace e tutto il resto, Sarajevo, le cose meravigliose che io non posso dimenticare. Auguri, Paolo! Grazie, grazie Giuliana, contraccambio tutti quei complimenti che mi hai fatto. Poi vorrei anche ricordare il nostro amico Alex Zanardi, che è venuto lì da voi, ma che è anche mio amico, col quale ho condiviso parecchie cose e anche il palco, perché con me ha cantato My Way, guarda il caso strano, che è una delle sue canzoni preferite, la mia vita chiaramente, e speriamo che si riprenda presto. Va bene, grazie prof per la telefonata. Grazie prof, a grazie. Presto, la saluto. Giuliano, grazie mille. Bello, bello, queste belle parole della professoressa, una persona molto attenta ai giovani, ti ricordi caro Paolo quando abbiamo organizzato appunto quando ha organizzato quell'assemblea, io ero lì con le telecamere, mi sono gustato un finale fantastico con Paolo Vallesi al pianoforte che si cantava tutti insieme, si può dare di più, veramente bello. Fantastico. È un polino della nazionale, non potevamo finire diversamente quell'appuntamento con questi ragazzi giovani che ho notato sono stati molto molto attenti, certo, ai video che abbiamo dato, perché giustamente forse non sanno il percorso che in quasi 40 anni questa squadra ha fatto, e che però il percorso migliore è stato quello dei fino ai 32-33 anni, quegli altri 108 sono stati un po' una conseguenza di quello che avevamo fatto noi prima con Morandi, con Mingardi, con Ramazzotti, Ruggeri, insomma, certo. Vallesi, Tozzi, perché nei primi tempi la squadra aveva dei nomi altosonanti, ogni nome era un Antonacci, Carbone, cioè vi faccio prendere hai alcuni, detto, hai detto Mogol, niente, insomma. Mogol che l'ideatore, capito? Ma quindi, ricordiamo anche che tu molto attenti, me li visti molto attenti e mi piacerebbe portare, adesso stiamo facendo un discorso anche con i nostri dirigenti, questa forma di presentazione della squadra, questi incontri con i ragazzi per far vedere ciò che abbiamo fatto. Certo, certo. Io voglio ricordare che tu hai anche il primato, se non sbaglio, di presenze con la nazionale cantanti, o sbaglio? Sì, detengo ancora il primato con 455 partite. Mamma mia. E devo dire che è un primato abbastanza... cioè credo che il secondo ne abbia 360-370. Tu giochi in porta, dovrebbe essere o Ruggeri o Morandi, adesso non mi ricordo, però insomma ne hanno molte meno, ma sai, io le ho fatte tutte proprio fin dall'inizio, quindi non avevo problemi anche a spostare degli impegni di lavoro pur di andare a giocare, sapendo che poi alla fine la raccolta dei fondi andava a buon fine. Esatto, esatto, grandi artisti comunque sempre pronti a fare del bene. Allora, siccome non voglio che mi si dica che non faccio parlare le donne, caro Paolo, no, voglio chiedere a Monica se ha una domanda da farti, perché... Ma sì, guarda, una curiosità mi è venuta in mente adesso, visto che è il giorno del tuo compleanno, se si presentasse oggi davanti a te il genio della lampada di Aladino e ti dicesse in questo giorno hai la possibilità di aver espresso un desiderio che si avveri, no? Di avere un desiderio che si avvera, quale sarebbe il tuo desiderio? Ma distinguiamo se è un desiderio professionale o un desiderio personale. Tutto, ci mettiamo dentro tutto, quello che per te è più importante in questo giorno. Allora a sto punto fanne due, dai, che così vediamo se c'è quello professionale e quello nella vita. Beh, allora, nella vita è quello di ritrovarti fra 70 anni ancora qui a fare un'intervista. Grazie, fantastico. Bene, no, quello della vita è che mi mantenga la serenità con la mia famiglia che ho adesso, insieme a Claudia, insieme a Virginia, che sono le persone con le quali condivido tutte le mie giornate, e con le quali chiaramente sto passando anche questi giorni qua. E invece nella vita professionale, ma nella professionale sai, bisogna avere fortuna, perché la bravura o la serietà
professionale contano poco, oppure abbinate contano al 20-25%, che abbinato al 80-75% di fortuna possono darti delle soddisfazioni. Certo che, come ho detto nella trasmissione dell'altro giorno con Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai 1, la cosa che mi dispiace di più è che tutti gli organizzatori di questi ultimi anni hanno cercato di far dimenticare il periodo anni 60-70, non chiamando artisti che hanno fatto un po' la storia anche di quel periodo. Certo, chiamare Morandi negli anni 60 non è il caso, perché Morandi è ancora una persona che oggi, e dal quale ho ricevuto anche gli auguri con un video messaggio, è tutt'altro, sì, che anni 60, certo. Siamo nel 2050 ormai, certo. Diventerà, oppure Massimo Ranieri, che sono due grandi amici, però dovrebbero cercare di guardare anche in una, chiamiamola bacinella, dove ci sono personaggi che ancora oggi, tipo io, fanno concerti, hanno canzoni nuove e, beh, quando vanno sul palco non sono degli Scarface, insomma, a parte qualche ruga, qualche ruga dietro gli occhi, però la presentabilità mi sembra ancora buona, certo. Anche la voce. Esatto. Esatto, noi abbiamo avuto occasione di lavorare in un'ospitata con Michele, Se mi vuoi lasciare, che questo rientra anche... Sì. Negli anni 60, un personaggio degli anni 60, anche lui, Mal, è stato anche in una serata dove ho potuto fare delle riprese televisive. Chi lo sa che magari sul palcoscenico dell'orchestra da Nicola Marchese non possa venire ospite un Paolo Mengoli, ma... Magari! Guarda, se c'è la possibilità la faccio volentieri. Dai, organizziamo. Io consiglierei, per quanto riguarda Sanremo, ad Amadeus di fare il Festival di Sanremo e... Come c'è la sezione giovani, la sezione nuove proposte, fare la sezione anni 60-70. Vediamo cosa succede, se la gente poi guarda più i giovani o guarda più quei tre o quattro, ma che tanto, 5-6 cantanti. È un po' una sfida che hai lanciato, direi. No? È un po' una sfida. Beh, già si parla comunque su Rai 1 con Antonella Clerici, un The Voice Over, magari ci saranno sicuramente, ci saranno vari artisti forse degli anni 60 che torneranno. Non ho capito, si parla su Rai 1 di? The Voice Over, pertanto tieniti pronto. Per magari... vedere quali over, perché se fanno gli over 30 o gli over 40, secondo me andranno 80, è un casino trovarmi gli over 80. Va bene, dai, ti lasciamo andare aspetta al pranzo. Aspetta che ti salutare la mia amica. Chi è? Greta, vieni a salutare, vieni qua Greta. Vediamo. Ti fa salutare la mia amica, vieni. Chi c'è? Diana, vieni. Il bello della diretta. No, intanto vediamo delle immagini dietro a Paolo della Nazionale Cantanti. Sono curioso di... Guarda chi c'è qua, guarda, facciamo contenti Greta, coloro che Greta, ci sono, eccola qua. I bambini, guarda. Che bella! Fantastica. Amore! Una campionessa questa è una campionessa, ha vinto la gara ai fatti vostri l'anno scorso. Oh. Doc Vip Factor! Bellissimo! Ascolta Paolo, ci salutiamo con questa canzone che hai dedicato contro la violenza sulle donne, o sbaglio? Esatto, è una canzone che nasce da una storia quasi vera, cioè da un racconto che mi è stato fatto da una ragazza che ha vissuto queste esperienze, e quindi da lì abbiamo, con Luigi Mosello, su una musica già preesistente, ricamato, ricucito un testo che parlasse di questa storia qua, insomma, della voglia di rinnamorarsi ancora, perché alcune donne, sono convinto, la maggior parte delle donne che hanno subito violenza hanno ancora voglia di rinnamorarsi, di rifarsi una famiglia. Certo. Allora, caro Paolo, ti ringrazio ancora una volta della disponibilità, sei stato super fantastico. Quando passeranno queste ferie estive, ci rincontreremo, magari mi verrai a trovare qui in studio, che di persona, ok? Dai. Ti auguro Nicola. Ancora buon compleanno. Ciao Monica. E ciao. Che sia veri allora il tuo desiderio che hai espresso, Speriamo. Arriva la canzone. Non lo sai, ma hai due canzoni molto belle dedicate al nome Monica, vale a cercare. Davvero? Hai capito. Sentivo quella antica di Milva, Monica delle bambole, quella lì mi piaceva tanto.
Andiamo c'è Monica anche di Riccardo Fogli, quindi, che è anche uno della nazionale cantante. Dai, me ne vado ad ascoltare. Vado ad ascoltare. Intanto ci ascoltiamo, Io voglio stare con te. Ciao Paolo, grazie ancora, buon compleanno. E buon Ferragosto. Ciao. E buon Ferragosto. Ciao. Non voglio starti vicino troppo. Hai ancora tanta paura di una voce anche di amare ancora. Starò in silenzio se questo vuoi, so che ti può fare bene e lasciati guardare mentre dormi, ti cullerò con gli occhi dentro ai tuoi, ti aspetterò fin quando lo vorrai. Io voglio stare con te per sempre, a costo di lottare, a costo di graffiare il mondo. Io voglio stare con te davvero, per dare al tuo sorriso un'aria tutta nuova. Se vuoi parlare sai che ci sono, puoi farlo quando lo vuoi, devi sapere che non siamo tutti uguali. Apri le porte a questo nuovo amore, dammi la chiave, l'atterro dentro il cuore. Io voglio stare con te per sempre, aprirti a me, ti do tutto il tempo che vorrai, fidati e la vita ti darà ragione, fidati andremo in alto noi. Io voglio stare con te per sempre, a costo di graffiare il mondo. Io voglio stare con te davvero, per dare al tuo sorriso un'aria tutta nuova per sempre. Io voglio stare con te. Pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.
distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Ritorniamo a Gatteo Mare Summer Village per la settimana del Liscio, dal 6 al 10 settembre. Intrattenimento musicale con Nicola Marchese e durante il soggiorno dirette televisive. Sistemazione presso Hotel Metropole. 350 euro tutto compreso, offerta imperdibile. Pensione completa con bevande e pasti dal pranzo del 6 settembre al pranzo del 10 settembre. Assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento e servizio spiaggia. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Telefono 0522 9020 54 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo rientrati. Stai pure comoda, non c'è problema. Sì, ti stanno rilassando. Sì. Ti è piaciuto? Ma questo? Che bella persona. Davvero, è stato davvero, molto gentile. Perché è un grande artista, però è importante che dietro un grande artista ci sia sempre la persona. E lui veramente è una l'ha dimostrato. Bella persona. Ha voluto anche che ti facessi parlare. Ma penso a te. Ma sei un accidente, te. Ma no, ma scusa, ma io non lo faccio per cattiveria. Sono qua che conduco. Ma allora, è logico. Ma tu in questi casi, dimmi. Certo. Ho una domanda per l'ospite. No, ma figurati, ma è giusto così. Tu sei vogliamo conduttore. Salutare qualcun altro? Sì, cara. Allora io salutare allora chi si è collegato adesso, da poco diciamo. Allora, beh, intanto c'è Orso Grigio Perla che ci ha mandato i saluti, poi anche la signora Mariangela che dice siete simpaticissimi, ci saluta. Okay. Poi vabbè, il nostro amico Caruso che dice un super bacio alla super ballerina Monica Gelati. Io ci avevo provato, Vincenzo, ma adesso poi riprenderemo. Però c'è da dire anche che l'amico Paolo Balestrieri, non so se quello l'hai già letto, anche il nostro amico Paolo Balestrieri ha scritto non potevo mancare anche oggi, eccomi, carinissimo, ciao, un bacio perché sei veramente sempre presente, davvero, noi lo vediamo, sei molto carino. Bene. E Daniel Mareggini che ci sta guardando, che è il figlio del nostro fisarmonicista. Perfetto, ma abbiamo scoperto chi salutiamo. È l'amica Mariangela Casoni, sì. È la mamma di Daniele. Allora sì, lei ha scritto, padre. Aspetta che vado a prendere il messaggio che aveva scritto, sono la mamma, Dani è multifunzionale, attività assista mattina ma presto, sì, hai certo, capito? Fa si un fa un sacco così. Di cose. La nostra amica Ivana Gorini. Ciao Ivana, ti bene, salutiamo, un bacio, Loredana Botti che sta okay. guardando. Perfetto, abbiamo finito. Adesso non so. Hai visto, non finisco più di parlare. Ma no, parlare. Ma tu quando ti do il là, poi dopo
non pianti più lì, è giusto che sia così. Ma visto che l'amico Paolo Mengoli ha suggerito alla nostra Monica di ascoltare Monica di Riccardo Fogli, ha detto che ci sono delle belle canzoni, sì, ma guarda te, guarda Monica. Te, io ho pronto proprio Monica, no, di Riccardo Fogli. Come tra hai l'altro fatto? Vedo un videoclip dedicato a Monica Bellucci. Beh, dai, hai detto niente. Wow. Monica Bellucci, Monica Gelato. Orgoglioso di portare un bel nome. E siamo così. Ecco qua. Più o meno siamo così, dai, ci ecco mancherà. Qua. Monica, che bello. Andiamo. Stavo guardando la Bellucci.
Che gragnocche, che bella donna che Nicola! Ha un po' di tempo che non la vedevo, vabbè, comunque non posso dire niente. Ragazzi, non potete dire niente neanche voi, la nostra Monica è equiparabile alla Monica Bellucci. Vado a salutare l'amico Paolo Dall'Asta, nonché chef dell'antica tenuta Santa Teresa. Ciao ragazzi, buon Ferragosto per domani. Bellucci. Mi dispiace, caro Paolo, che non possiamo essere insieme questo fine settimana, ma ci troveremo, come abbiamo detto prima, il 21 di agosto, venerdì sì. 21, con ospite Diego Zamboni. Preparate una sedia e due manette al tavolo, perché così blocchiamo la nostra Monica. Monica! È arrivato Zamboni, Monica! Vabbè, ma tanto c'è suo marito che la viene a controllare, non c'è nessun problema, dai. Che bella puntata quest'oggi! Ma sì! Ma dai! Bella ricca! Ricca! Monica! Adesso Monica! Adesso è finita! Andiamo Monica! Adesso che Paolo ce l'ha fatta! A Cerbarezza! Ma ricordiamo i nostri appuntamenti velocissimamente! Sì. Stasera saremo a Cerbarezza Terme, al campeggio, per gli amici appunto che sono in villeggiatura lì a campeggio, a Camping Le Fonti. Domani sera ci troverete a Calenzano, in provincia di Firenze, dall'amico Franco Poggio alla Selva, per un grande Ferragosto con Nicola Marchese e la sua orchestra, e poi le drag queen Cristina Colbotto e Elena Sederova. Fantastico. A mezzanotte e fuochi d'artificio. Poi domenica 16 ci trovate a Marrolla. Marrolla in provincia del Reggio Emilia. Tutti spagnoli a Marrolla. Esatto. Per una serata d'ascolto. Andale. Se riuscirà a ballare, ma vedremo magari di fare sa. Un modo lo troviamo su. La ciappetta. Vediamo di far spostare, far muovere le ciappette. Poi mercoledì saremo a Novellara, sempre in provincia di Reggio Emilia, dagli amici del Circolo Ricreativo. Ok, vi porto all'aperto. Monica, che così vi ricreiamo noi. Senza nessun problema, poi arriviamo a venerdì 21. Venerdì 21 all'antica Santa Teresa con Diego Zamboni. Sabato 22 di agosto saremo a Basilicanova, provincia del Perma. Con ospite Paolo Bertoli. Hai capito? Paolo. E allora il nostro amico Paolo. Quindi appuntamenti molto intensi, mi raccomando, state sintonizzati, non perdeteveli, se ve ne perdete uno però avete modo di recuperare con un altro, insomma, l'altro. Potete essere sempre presenti. Bella questa, mi piace il tuo ottimismo. Andiamo con Balada del Fuego, visto che arriva Paolo Bertoli a Basilicanova. Andiamo Monica!
E voilà, siamo rientrati. No, ma stai pure, no, come se fossi dal parrucchiere tu. Basta, okay. Mi sto aggiornando perché abbiamo un sacco di amici carini che va bene, ci siamo quasi al termine della puntata. Luca Vitali, un bacione. Ciao, ciao Regina, mi dice Antonia Grasselli, ciao ragazzi, un bacione. E insomma, poi abbiamo il nostro amico Rodolfo Rinieri, che ma il tuo amico, mica mio amico, è il tuo amico, no, che scherzo. Abbiamo avuto l'occasione, Rodolfo, finalmente, di rivederlo, fantastico, ballare con la sua signora, che è così brava, sembra uno stile, è il tuo tutor, ineccepibile, tutor, proprio tutor, il mio tutor, il sì, tuo tutor. L'abbiamo visto di e se vai forte ti dà la multa alla festa che abbiamo fatto a Panocchia. A Panocchia. E allora chiede su che canale TV ci può trovare questa puntata, questa trasmissione è su Facebook di Radio TV, è in onda su Radio Nova 94.3, sul canale 78 ci trovi dalle 12.50 in poi. Noi siamo in diretta qui su Facebook dal 9 di marzo, quando il lockdown ha bloccato tutto quanto, abbiamo fatto questa scelta di mandare a quel paese qualcuno, ma va bene lo stesso, siamo andati avanti per la nostra strada. Andiamo e ci salutiamo ormai con l'ultima canzone. Tu cosa ridi? Lo sai che sono come parte la vena. Sono come Paolo Mengoli che sono come Paolo Mengoli che non riesce a stare zitto, non riesce a fare quello che gli dicono, è normale, dai. Ci salutiamo con Oasi, perché noi questa sera, ragazzi, andremo perché in una fantastica Oasi. Perché si sta bene nell'Oasi, al Camping senza Le pensieri. Fonti. A tra poco e lasciamo al Radio Nova il meteo delle 12.30. E mi raccomando, tra poco sul 78. Ciao, ciao. Vi aspettiamo. Olla. Ciao, ciao.
collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.